braccio, Bubi. È dietro il tuo braccio, il mio Bubi. Hai già iniziato a registrare? Mm-mm. Non hai detto che lo facevi in topless sto vestito? No, non l'avevo mai detto. Vuoi dire che l'ho immaginato? Sì, l'hai immaginato. Molto probabile. Lo devi dire tu. Ciao a tutti, ciotolini. Dai, non me lo ricordo se è Sasha, Giulio. Sono tutti diversi, la mia. Però per gli altri ti impegni. No, per Sasha sbaglio sempre tutti i giorni. Mi hai pure promesso che lo facevi senza vestiti e sto chiudendo un occhio. Non te l'ho mai promesso. Dai, coscia calda, vabbè. E ciao a tutti, ciotolini. Bentornati con me, coscia calda, in un fantastico video. Mi chiamerà coscia calda per tutta la vita. Tu smetti di emanare calore dalle cosce e smetterò di chiamarti, semplice. Cosce ardenti preferivi? No, va bene, qua c'è calda. Ti ho invitato qua nella mia nuova regia. Ah. No, no, sulla. Cosa stai facendo? Spiego per cosa mi hai invitato a fare. Dopo? Sì. Con lo scotch. Però dopo non devi guardare, sennò vedi la risposta, Ah, facciamo così perché so che tu la. No, tu guardi anche di lì. Abbiamo lo scotch in testa, non perché siamo due deficienti. Cioè, sicuramente sì, quello. Però c'è anche un'altra motivazione. Perché? Voglio sfidare la mia amica e ne varrà la cena di stasera. Lei dovrà scrivere una parola, non troppo lunga, non troppo difficile e almeno del vocabolario italiano, si spera. E io la devo indovinare. C'è un punto, c'è una I. Fai vedere. Ok, allora non ho visto che parola ti ho scritto. Ribadisci cosa stiamo facendo. Lei scrive, io indovino. Viceversa, allora, io scrivo, lei indovina, mi sembra abbastanza stiamo facile. Stiamo facendo la post-it challenge, non abbiamo il post-it, non però vabbè, questo è lo scotch challenge. Stiamo facendo il disegno sulla testa del mio amico challenge. Sarebbe una challenge che se vi ricordate io facevo con i post-it, che sono quei cose gialli con il coso adesivo dietro. Sì, è Mirta che è lunga. E non avendoceli però stiamo usando lo scotch. Quindi io ho scritto una parola su Andre e Andre dovrà indovinarla. Io posso dire solo sì e no, se invece sarà molto... sul difficile perché non riesce ad arrivarci lo aiuterò un po'. Però in teoria posso dirti solo sì o no. Chi arriva a tre vince. Cioè tutti arriveremo a tre. No, no, voteranno loro che è stato il migliore a indovinare. No, voterò io e vincerò comunque io. Ah, ho deciso. Ok, no, sì, è il mio una video. Challenge mia sì. Non è tua. Vabbè, allora, pronto. Allora, è una parola? In che senso è una parola? È composta da lettere. Composta da lettere, sì. È un verbo? No. È una persona? Cercando di trovare dei punti di riflesso da qualche altra parte. È una persona. Allora, io ti dico no. Però in realtà. No, ok, no. Perché potrebbe, però in realtà no. Cioè, che io sappia, no. È un animale? No. È una cosa? Sì, è una cosa. Un oggetto che si usa in casa? Allora, ti dico di sì, però conoscendo. Sì, si usa in casa. Si usa in cucina? Alcune persone lo usano in cucina, sì. Però in realtà può usarlo dappertutto nella casa. Serve per cucinare? No. Serve per pulire? Una volta io l'ho usato per pulire, però ero ridicola. No, non serve per pulire. Sto ragionando. Ragiona. Palle? No, non sono le palle. È un oggetto che c'è in casa. Ci si pulisce a sedere? No. Ok. Però volendo per me alcune persone... È l'isoform? No, alcune persone sono hanno sono le cose, questa... salviette umidificate? No. È pesante? No, materiale? No, non è pesante. Quindi è leggero? Sì. Soffice? No. Che cacchio è? Fai delle domande più specifiche. Ma come se non ho un contesto? Il contesto è... Non lo so, fammi delle altre domande. Più leggera di una matita? Singolarmente sì. Cioè uno sì. Se ne prendi tanti magari pesa un po' di più. Però uno è più leggero. Cosa hai scritto sotto? Uno è più leggero. È più facile di quanto tu possa immaginare. Non ne ho la più pallida idea. Puoi arrenderti se vuoi. No, non voglio arrendermi se voglio. È un muscolo? È lo scotch? No. È però il singolo pezzo di scotch? Non c'entra niente lo scotch che hai in mano? Non c'entra. Allora, però aspetta, ti stai avvicinando? È un... no, libro no. È carta, una pagina di un libro. Ti stai avvicinando? Somma tutto quello che mi hai appena detto. Scotch, simile allo scotch, carta. È un fazzoletto? Scotch e carta? Cosa fa uno scotch con della carta? La carta si appende da qualche parte. Quindi? È scritto post-it. Ho detto dai, non può aver scritto post-it perché è la body challenge. E gnegni.
Post-it challenge! Benvenuti nella nostra challenge! Punto per me, no. Ammetti che è stata simpatica. No. Puoi rimettertelo su? Più scomodo però così. Ma che sento le righe. Non sentire le righe, ti ho detto di pigliare schiaffi se va vuoi. Va bene, pigliami a schiaffi, faccio finta di concentrarmi da un'altra parte. Infatti se mi concentro e penso ai pesciolini non sento niente. Che mi hai già confuso. Ma stai disegnando, Andre? No, sto facendo sempre lo stesso punto, così almeno. Sto facendo vedere. Ok. È una persona? No. È un animale? Attualmente no. È un animale che anche nel passato si poteva vedere? Sì. Un dinosauro? No. Cioè, se io nel mondo lo vedo questo animale? Sì. In Italia? Sì. Ok, è un animale comune? Sì. Ah, perché mi hai detto di no prima? Stai svagando, è un animale che io conosco. Cioè tu stai svagando, non è un animale che io conosco? Sì. Che ho avuto a che fare. Non è un animale. È un animale? Attualmente no. Lo è stato. È una persona? No. Non vale prendere i bigliettini che ti sei messo dietro la schiena, eh? Mi sto grattando. Sì. Non capisco come un animale attualmente no. Se te lo dico abbiamo vinto. È un animale che è stato mummificato? No. Dammi un indizio. Lascia perdere la questione degli animali. È un animale o no? T'ho detto attualmente no, ma tu ti stai depistando, ti stai concentrando troppo su un animale. Animale. Non esatto. È una cosa, non è una persona. Esatto. E allora non può essere niente. Beh, non è una cosa. È una cosa? Sì. Si può toccare? Sì. Cioè, io fisicamente posso toccare questa cosa? Tu soprattutto, sì. Ok, quindi in questa casa esiste? Hey, salviettine? No. Erano un animale le salviettine, che animale erano? Ah, potrebbe essere... È una cosa che io ho a che fare tutti i giorni? Penso proprio di sì, anche se sostiene il contrario. La bava? No! È addosso a me? Sì, leva la maglia, vediamo se... È addosso a me o no? No. Mi fai un massaggio ai piedi intanto, mi fanno male. Non funziona così. Dai, ti prego. Addosso a me no, quindi? No. In questa camera? Oddio, che io sappia no, conoscendoti. In bagno? Mi preoccupa se la trovassi lì. In sala? Sala definisci? Dove dormi? Dove dormo io? No, dove dormi tu probabile. È un oggetto che io utilizzo tutti i giorni, mi hai detto. Io penso proprio di sì. Il caricabatterie del telefono? Ci sei veramente andata lontanissimo. Dammi un indizio. Elencami... No, mi stai dicendo una cosa che non c'entra. No. Ti sto aiutando, vediamo. Elencami le stanze della casa dove potrebbe esserci. Allora, in anticamera? No. In bagno? No. In cucina? Sì. È un oggetto che usi per cucinare? No. È un oggetto che usi per mangiare? Cioè, posata? No. In cucina ci sono le cose per cucinare? Non c'è solo quello. In cucina? Nella mia cucina c'è? Sì. La pipì di Crimi? Non è mia la tua cucina. Un gatto? No. Dammi un indizio. T'ho detto che è in cucina. Ho capito. Cosa c'è? Non è enorme la tua cucina. Cosa c'è in cucina? Un lampadario? No. Un pollo? Non c'entra niente. Si mangia? Sì. Veramente? Sì. Non cerca i bigliettini. Il marshmallow che ha dimenticato Peo. Ci sei andata veramente tanto lontana. È una cosa che oggi ho mangiato? Forse di nascosto, io non t'ho visto. Nutella? Ne hai mangiato Nutella? No. Cioccolata? No. Tirami su? No. Ah, si trova nel frigorifero? Sì. L'acqua fresca che non ti metto mai nel frigo? No. Ricollega un po' quelle che mi hai detto prima, sulle cose probabili che tu potresti fare. È un oggetto che è nel frigorifero. Cosa potrei fare nel frigorifero? No, cosa potrebbe esserci nel frigorifero? Succhi di frutta? Tè? No. Maionese? Non è liquido. Il pollo non c'è? Puoi arrenderti. Allora, ti ho detto un animale non più, qualcosa che si è mangiato. Cioè, qualcosa che è stato cucinato. Al pollo no. Cucinato non è proprio la definizione. Un pesce? Giusta. No. Allora, nel mio frigo io mangio solo il pollo. Il salame! Il salame! Era facilissima, il salame! Allora, era un animale una volta. Sì, hai ragione, era un animale. Hai ragione. Quanto sono forte? Tantissimo. È scritto Yeye? No. Oh, quanto è lunga sta parola? È che sto facendo disegnare per confondere. Ah, ok. Ma non sto neanche ragionando a quello che sta scrivendo. C'ho due tette davanti. Ma sai che c'hai i peli del naso anche tu? Non mi tirare i capelli per farmi stare zitto. È inutile che ci provi. Ok, vai. Guarda, fai vedere. Sto controllando se sbirci. Sto provando. No. Aia! Vai! Allora, è una parola. È su quello lì. No. Sono due... No. Sì. No, hai detto che ci devi dire una parola. È facile. Cotton fioc. Cotton blu. Non si legano. Scott.
Non Tex. Si legano queste parole come Scottex. Scottex. Ma non era una parola. Sì, fidati, è un modo di essere. Sì, fidati, è un modo di essere. Allora, è una cosa? È molto facile in realtà, no. È una sensazione? No. È un modo di essere, cosa vuol dire? Mi hai depistato ora. Non è una persona? No. Non è un animale? Sì. È un modo di essere, facile, me l'hai chiesto faccio una battaglia facile. Allora è un animale? Sì. È in questa casa l'animale? Sì. È un cane? No. È un gatto? No. Un figlio di animali? No. È una maiala? No. No! È una vacca? No! È un manzo? No. Non ridere. È un modo di essere. Ma che cacchio vuol dire con un animale? Che è in questa casa, hai detto? Sì. È un essere vivo di questa casa, no. Animale. Ah, allora, qualsiasi, cioè, è pieno di animali qui. È un pupazzo, quindi. Sì. È di Toy Story il pupazzo? No. Snoopy? No. Nei troppi. Charlie, no, Charlie Moon, come si chiama quello? Charlie Brown. Space Jam? No. La Bella e la Bestia? No. Mr. Bean? No. Le principesse stupide? No. Disney? Smettere di guardarsi i pop. È presente nel muro? No. Sono finite le cose che c'è qui. Andre, stai più generico, non guardare in giro. È un modo di essere? Sì. Se è una c***a, prendi tante di quelle mazzate, neanche puoi immaginare. Due parole. Mi massaggio i piedi con i calzini ad ananas. Prendi... schifo, te le prendi di tante, lo sai, vero? Due o più parole? Due. Ed è un animale? Sì. Tigre? No. Leopardo? No. Giraffa? No. Toro? Non dico possiamo tutti. Andare avanti così, no. Perché no? Dai. Te con le tette al vento non c'entra no. niente? No. Allora, cane e gatto no, abbiamo detto. Cavallo? Un po' più strano come animale, non è comunissimo qua. Surinudo è un animale? No. Ippopotamo? No. Dove lo vedi l'ippopotamo? Ma non vedo niente qui di animale strano. Un orso viola? No. Lì vedo un orso viola. Un cane giallo? No! Tanto quando scoprirò la parola ti spacco le rotule. Allora, è presente nella mia visuale anteriore? No. Posteriore? No. Hai detto che è in questa stanza? Sì. Soffitto non c'è niente? No. Ce l'hai tatuato addosso? No. Nelle tette? No! Vediamo! Dai! Come tu non stai, non sai neanche cosa hai scritto? Sai cosa che lo so. Allora, se non è davanti non è dietro, sono non finite. È davanti e non è dietro. È a destra? Potrebbe. Ah, intendete tutti, cerca degli animali! Lì, di animali, c'è solo il Tasmania. Non è un diavolo. C'è Snoopy? Non c'è è un gatto trasparente? Ma basta guardare in giro, cerca degli animali! Io non sono molto zoologo. Dai, ci arrivi. Non c'è niente in questa stanza. Andre! Giuro, la sfondo sta stanza. La sfondo tutta. È carino, io lo terrei in casa per dire. Un procione? Sì! Sì, l'animale è il procione. Adesso è il modo di essere. Tirami fuori il procione. Dov'è? Quella lì fa parte dietro di no, me. No, 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 quello è laterale. Dietro di procione. Me. Procione? Adesso devi indovinare la seconda parola. È facilissima. Cioè, la prima è procione? Sì. Ed è un modo di essere? Sì, nel senso una parola che ci sta bene. Non vuol dire modo di essere. Vabbè, che te frega, era per confondere. Procione carino? No. Tenero? Quasi. Vivace? Assomiglia a te. Grasso? C'è! Modo di essere? Sì, figlio, è un modo di essere. Che male. Procione grasso! Modo di essere! Non vuol dire niente! Mo ti depi, mo ti dico qualsiasi cosa. Mo vedi. E quello lì è dietro di me, visto che è nella mia schiena. Visto che come al solito con te si bara e basta, io diciamo che questo qua è un laterale. Spareggio. È laterale! No, decidono loro nei commenti. Mo ti do una gomitata laterale, ti do. Allora, facciamo così, voi nei commenti... Ma è subito grasso! Allora, voi nei commenti, intanto dite... Grasso! Oddio, che ridere. No, non fa ridere. Ok, facciamo così. Voi fateci una carrellata di parole scritte, che noi scegliamo le più divertenti. Ognuno se ne sceglie un po'. E nel prossimo episodio della Post-it Challenge... Anzi, no. Disegna una scritta sulla fronte del tuo amico Challenge. È così il nome. Noi le rifaremo. E votate me. Per niente. E iscrivetevi al suo canale.